ho la percezione che un pezzo di paese pensi che la battaglia sia già vinta, e invece siamo ancora dentro questa battaglia. È vero che siamo messi meglio rispetto alle settimane passate, perché le misure che abbiamo disposto, i comportamenti delle persone ci hanno aiutato a piegare la curva dal lato giusto, ma ancora la partita è in campo, quindi guai a pensare che sia già vinta. E io ritengo che una delle chiavi esattamente coltivare la memoria, e spesso il paese dimentica velocemente, e invece i volti segnati dei nostri medici, dei nostri infermieri, del personale sanitario, le immagini indimenticabili di quelle giornate dovremmo conservarle dentro e condividerle. E voi che le avete vissute più di altri potete raccontare che abbiamo affrontato veramente un nemico difficilissimo, e quanta sofferenza, quanta difficoltà avete incrociato, persone che hanno perso la vita in un numero che è sempre troppo alto. E allora io penso che dobbiamo continuare a valorizzare questa linea che ci ha tenuto insieme.